Signore, buongiorno e benvenuti a Cosa c'è nella mia borsa? Allora, questa è una borsa nera che ho comprato in cartoleria per, credo, 5 euro, non di più. Si apre dal davanti e la cosa più importante è un astuccio, perché le penne contano sempre. Questo ce l'ho credo dal liceo, quindi ci avrà 20 anni, ed è pieno di cianfrusaglie di ogni tipo, tra cui, perché in alcune ambientazioni serve, un mazzo di tarocchi. Lo si usa in sine requie, lo si usa anche per fare il cretino quando giochi a D&D. Mi è successo di fare anche un personaggio che era un cartomante. Ovviamente un sacchetto dei dadi. Questo è anche targato Microsoft, perché in realtà era un sacchetto dentro cui c'erano delle cuffie, se non sbaglio. Ne avevo un altro prima, ma si è rotto. Ovviamente qua è pieno di dadi, la telecamera non metterà a fuoco. Non li porto dietro tutti, perché di dadi ne ho un sacco di queste dimensioni, però almeno 3 o 4 dadi per tipo torna sempre comodo averli. E un consiglio, chiudetelo sempre bene, perché sennò si sbadarano in borsa. A me è successo più di un sacco di volte. Poi, un quaderno a quadretti. Questo ha i fogli staccabili. Torna utile per segnarsi le cose, ma più che altro questo lo uso per fare le griglie di combattimento. In Dungeons & Dragons serve avere delle mappe, non ha senso disegnarle ogni volta, anche perché magari sono cose che il master deve improvvisare. Quindi avere un foglio a quadretti dietro torna sempre utile se non avete la possibilità di avere proprio una mappa cancellabile in mezzo al tavolo. Però queste sono robe che uso quando sono in giro, quindi non posso portarmi dietro le mappe. E ovviamente che il motivo per cui esiste l'intera borsa, la cartella del Game Master, che esplosa con gli anni, in realtà ormai sono due copertine staccate. Qua dentro c'è effettivamente tutto quello che mi serve in quest. Questi sono i fogli con tutti i profili dei mostri che vengono utilizzati. Me li segno, me li riscrivo tutti. Grazie a questo io non mi porto mai dietro i manuali. Tanto per tantissimi giochi i manuali o li si trova direttamente in rete o sono vendibili in PDF, quindi basta avere un cellulare con i manuali caricati sopra. In realtà, nella maggior parte dei casi non mi faccio neanche il problema, perché conoscendo i miei giocatori c'è sempre qualcuno che ce l'ha già sul cellulare. E scriversi i mostri su un foglio separato, almeno per me, aiuta a tenerli a mente. Quindi non devo andarli a ricontrollare, mi basta guardare lì gli appunti. Poi ovviamente ci sono fogli con delle mappe, altri mostri questa volta stampati, le schede, portarsi sempre dietro un po' di schede bianche, se riesco a toglierle. Vabbè, queste sono scritte, però se sapete che siete via, magari c'è gente che ha dimenticato la scheda, o ogni tanto le schede diventano talmente pasticciate che non si possono più utilizzare. Quindi avere delle schede nuove a portata di mano per sostituirle torna comodo. Qua dentro ci sono mostri di vecchie quest. Periodicamente dovreste togliere la roba che non serve dalla cartella e metterla magari separatamente. Io non lo faccio mai, quindi qua ci saranno gli ultimi 4-5 anni di quest ancora qua dentro. Non buttate mai via il profilo dei mostri se sapete che non dovete cambiare il sistema, perché boh, fondamentalmente un goblin con la lancia è un goblin con la lancia. Una volta che l'avete scritto per una quest, potete comunque riciclarvelo più avanti. Diminuisce i tempi di lavorazione. Altre schede bianche che devono essere volate via dal loro raccoglitore. Altri fogli a quadretti per le mappe. Questo è più un dungeon che avevo cominciato a disegnare ma anni fa e non l'ho mai tolto da qui. Una griglia quadrettata, anzi due griglie quadrettate portatili. Anche in questo caso non si sa mai.
È difficile avere accesso alle miniature se sei in giro, però magari basta anche usare i dadi per alcune situazioni. Basta questo, non bisogna neanche stare a disegnare la mappa. E questo è quello che c'è almeno, è quello che metto e tolgo dalla cartella a seconda della situazione. Poi ho un'altra cartelletta come questa per, diciamo che ne ho una per ogni gioco. Questa è la più spessa perché è quella che uso per il D20 System. Ne ho un'altra che uso per Dark Heresy, che è un po' più sottile, anche lì con mappe, fogli, profili dei mostri già disegnati. Lì dipende come siete voi. Ah, poi ovviamente fazzoletti, che tornano mai comodi. Qua c'è anche filtri per il tabacco. Poi, flip map di Pathfinder. Questi in realtà li uso molto poco, ma sono altre mappe quadrettate, se c'è abbastanza spazio. E, vabbè, fogli a caso, questo in realtà serve per tenere la cartella rigida. La pubblicità del gioco Aosta che sono andato quest'estate, probabilmente me la sono dimenticata qua dentro. Il numero della pizzeria, perché questo è fondamentale, non si può giocare di ruolo se non si ha una pizza al taglio lì vicino. Ricordatevelo questo consiglio ufficiale del Mastercard. Primetime Adventure, la versione italiana, questa l'avevo comprata, avevo un amico che aveva collaborato quando era uscita. Questo è un gioco di ruolo new gen, un gioco di ruolo narrativo, piccolino, le regole si imparano in 5 minuti. Diciamo che torna comodo portarsi dietro roba del genere proprio nel caso vi capita di dover giocare ma non avete niente di pronto a cui giocare. Avere un gioco che richiede preparazione zero e facile da trasportare, tenerselo in borsa, non fa mai male. Diciamo che dovete essere abbastanza ossessivi sul gioco di ruolo per portarvi dietro un gioco di ruolo di riserva, ma ehi, io ho un canale che parla di gioco di ruolo, quindi sì. Qua, questa è una taschina apposta, non so a cosa serviva in originale, però l'hanno prevista e li ringrazio perché qua dentro ci tengo le carte Magic. Questo è un vecchissimo mazzo, è un mazzo scarta terrore, vabbè, questo non credo sarà neanche più legale, anche questo è qua da anni, però ho un sacco di amici che giocano a Magic, quindi portarsi dietro un mazzo di Magic a volte può tornare comodo. Ovviamente, vabbè, questo è meglio tirarlo fuori perché non dovrebbe stare qui. Ovviamente una borsa del genere pesa 2 o 3 kg, anche di più, quindi non, diciamo che non potete portarvela dietro se dovete andare a fare un'escursione in montagna, ma nella maggior parte dei casi porta la macchina, quindi non ci sono problemi. Non rifarò mai più assolutamente niente del genere.